Ciao, benvenute in un nuovo video. Come leggete dal titolo, questo sarà un altro video tag, My Beauty Scenario, però in collaborazione con Jessica Mitz. Appunto, anche lei è una ragazza che ha un canale su YouTube e fa video e io la seguo da tanto. Volevo fare una collaborazione con lei. Mi è venuto in mente questo tag perché c'è. Lei pubblica molti video tag e questo non l'aveva ancora fatto, quindi io le ho chiesto se voleva fare questa collaborazione facendo questo tag. Lei ha accettato e quindi niente, ora siamo qua a rispondere. Sono 8 domande, iniziamo subito. Devi sbarazzarti di tutti i tuoi fondotinta e ne puoi tenere solo due, uno costoso e uno economico. Quale scegli? Allora, quello costoso, il Vichy Dermablend. Mentre quello economico, anche se non è molto economico, il Neve Cosmetics Like Neutral, Like Coverage Mineral Foundation, il fondotinta minerale, non è economicissimo, però è il mio fondotinta preferito in assoluto, questo. 2. Vai a un colloquio e la signora che è di fronte ha il rossetto sui denti. Glielo dici o ignori la cosa? Se è una signora che proprio non conosco, che non ci ha neanche scambiato una parola o proprio niente di niente, non glielo dico, ma non per fare la maleducata, ma sinceramente, io sono molto timida e non avrei proprio il coraggio a dirlo. Invece, se è una signora che comunque conosco, non amiche, ma comunque la conosco, di sfuggita o conosco qualcuno che la conosce e così via, glielo dico. Però se appunto una totale sconosciuta non ho il coraggio, anche se faccio male perché comunque avere il rossetto sui denti non è una cosa bella. 3. Sei un po' giù e devi scegliere un rossetto che ti tiri sul morale, quale scegli? Io assolutamente scelgo il Flatout Fabulous di MAC, è il mio rossetto preferito e appena lo metto mi sento bene, mi sento bella, quindi assolutamente lui. 4. Torni indietro a quando ero una teenager. Come cambieresti il tuo make-up e i tuoi capelli? Allora, il make-up sicuramente non metterei il fondotinta perché io avevo i brufoli appunto anche da teenager, però sbagliavo totalmente la colorazione di fondotinta come capita a tanta gente. E ora che rivedo le foto, praticamente ero arancione. Cioè, al primo impatto non mi vedevo così, ma ora guardando le foto devo dire che era una cosa oscena e sicuramente non so cosa abbia pensato la gente mentre mi fissava, ma assolutamente il fondotinta no, anche se ho i brufoli. E invece i capelli, niente di che, perché io non ho mai fatto niente di così tragico ai miei capelli, li ho sempre tenuti così al naturale. Non ho mai fatto tinta, e ho fatto una volta lo chatouche e basta, per il resto non ho fatto assolutamente niente, quindi non me ne pento di niente. 5. Chiedi al parrucchiere un'acconciatura, ma lui sbaglia e te ne fa un'altra completamente diversa. Cosa fai? A. Sorridi e te ne vai. B. Piangi sulla sedia. C. Ti lamenti e chiedi un rimborso. Allora, la C no, perché appunto sono timida, perché sono timida non avrei il coraggio a dirglielo, appunto. Non mi è mai successo di andare dal mio parrucchiere e che proprio mi rovina i capelli, mi fa un taglio che proprio a me non piace, ma totalmente zero, non mi è mai capitato, per fortuna. Però direi A, sorridi e te ne vai, e poi quando sono a casa B, piangi sulla sedia. Sì, ma lo so che non, è brutto, però. Però non avrei proprio il coraggio, mi conosco. 6. Un'amica ti fa una sorpresa regalandoti una vacanza di 4 giorni e tu hai un'ora per preparare tutto. Quale palette porterai con te? Direi la chocolate bar. Sì, la chocolate bar di Too Faced, anche se comunque è grande, però se sono di fretta assolutamente metto quella in valigia. 7. C'è un furto a casa tua e la tua postazione make è stata razziata. Quale prodotto speri sia salvo? Il fondotinta, il coverage di Neve, assolutamente lui, non ho alcun dubbio. 8. La tua amica
Prendi in prestito alcuni dei tuoi trucchi e te li restituisci in condizioni pessime. Cosa fai? A. Fai finta di niente. B. Le chiedi di ricomprarteli. C. Fai lo stesso con i suoi prodotti. Allora, nessuna delle tre, sinceramente, perché non sono una tipa vendicativa, quindi non farei lo stesso sui suoi prodotti perché non mi sembra giusto. B. Neanche, non li chiederei di ricomprarli perché... Non mi verrebbe da dirgli ora me li vai a ricomprare. E non faccio neanche finta di niente, perché comunque se è un'amica glielo dico, glielo faccio notare in modo educato ovviamente, e poi vedo la sua reazione. Se è dispiaciuta e così, allora vabbè, ci passo un po' sopra. Se invece continua a comunque farla prepotente o non so, sì, lì mi arrabbio e probabilmente la manderei anche a quel paese. Sì. E niente, le domande sono finite. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Andate a vedere anche il video di Jessica che vi metto nell'info box. Io la ringrazio, è una ragazza che almeno dai suoi video mi trasmette tanta felicità e tanta potenza, non so come dirlo, ma è molto attiva e a me piace seguirla. E quindi niente, vi lascio nell'info box il suo canale e al video. E niente, io la ringrazio ancora per aver accettato questa collaborazione con me. Io non vedo l'ora di vedere anche le sue risposte. E niente, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!